Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo è un video un pochettino improvvisato perché sinceramente sono rimasta un pochettino male, forse anche un po' sconvolta per una foto che ho visto proprio pochi giorni fa su Instagram nella pagina di Alchemilla. Come sapete Alchemilla Eco Bio Cosmetic è un marchio italiano, più nello specifico pugliese, di cosmetici ma anche make up biologici. Ho provato tantissimi loro prodotti, ve li ho mostrati anche in molti video. Come sapete il correttore di Alchemilla per me è il correttore perché è proprio fantastico, ma anche le loro creme viso, anche la 90-60-90 Ice mi è piaciuta tanto. Insomma è un'azienda comunque eco bio che produce solo ed esclusivamente prodotti biologici, da che da qualche anno è molto lanciata sul mercato italiano bio. Ma comunque, stringendo, ho letto questo post compreso di foto sul loro profilo Instagram e sono rimasta un pochettino male, soprattutto perché mi ha fatto un po' pensare a una cosa che è successa anche in passato. Leggo testualmente: buongiorno cari amici e amiche, scriviamo questo post perché ci piace sempre condividere con voi tutto il nostro operato, le nostre gioie e la passione che ogni giorno anima il nostro lavoro. Siamo un'azienda italiana che ogni giorno fa enormi sacrifici per creare nuovi prodotti, nuove idee e occupazione sul territorio, ed è verissimo perché comunque hanno tantissimi distributori. Oggi ci è giunta una comunicazione da parte della grossa azienda tedesca Kaufland Warenhandel GmbH & Co. Dicono che abbiamo copiato il loro marchio K Classic Hair & Care con la nostra linea K Hair Bio Styling e Finish. Come sempre accade nel commercio, ci sono i grandi ed i piccoli. Noi siamo i piccoli, ma vogliamo annunciare che ci difenderemo fino all'ultimo e non permetteremo che le nostre idee, i nostri progetti ed il nostro lavoro vengano vanificati da grandi aziende che forse non percepiscono il grande valore umano dell'operato delle piccole aziende come la nostra. Siamo convinti di essere nel giusto e porteremo sempre avanti la nostra causa. Michele, Paolo e tutto lo staff Alchemilla. Non so perché appena ho terminato di leggere questo post ho pensato subito alla storia Nivea Neve, che per fortuna, come sapete se avete seguito un pochettino in passato, si è conclusa secondo me almeno nel migliore dei modi, si è fatta giustizia diciamo. Sinceramente non sapendo cosa sia la Kaufland Warenhandel ho provato appunto a googlare il loro nome, ma non ho trovato un granché, semplicemente l'elenco degli amministratori delegati dell'azienda, perché insomma volevo capire in che modo questa Kaufland fosse simile o fosse legata ad Alchemilla, o in che modo Alchemilla potrebbero aver copiato. Poi ho di nuovo googlato K Classic Hair & Care e a questo punto ho visto le immagini di shampoo, balsami, comunque prodotti per capelli. Magari ve ne lascio qualcuna qui così potete vedere bene e rendervi conto anche voi di perché sono rimasta un pochettino sconvolta. In effetti questi prodotti li riassomiglio più a un prodotto Balea, a un prodotto Sien, insomma più a prodotti commerciali, non certo con prodotti bio, che sinceramente come potete vedere hanno anche dei packaging molto diversi dai prodotti Alchemilla. Ma poi comunque le nuove uscite di Alchemilla, quelle per il Sana, hanno prima cosa un costo, da quello che sto capendo, maggiore rispetto a quelle della K Classic Care eccetera, e soprattutto il packaging. Magari adesso vi lascio un prodotto Alchemilla e uno di questa marca così potete vedere voi stesse la differenza. Quelli di Alchemilla hanno un packaging più elegante, nero, forse questi shampoo della K Classic non avranno neanche un buon inci, o comunque non saranno sempre composti da ingredienti 100% bio e ricercati come quelli di Alchemilla. Più sono andata avanti nell'avere informazioni e più questa cosa mi sembra alquanto paradossale, cioè nel senso
Come può una grande azienda con 10 amministratori delegati e co-amministratori delegati confondersi con Alchemilla, azienda pugliese con 2-3 persone a capo e che, come hanno scritto loro, cercano di impegnarsi il più possibile per creare i loro stessi prodotti, cercare i materiali, creare il packaging, eccetera. Insomma, da consumatrice non scambierei mai un prodotto K-Classic Care con un prodotto Alchemilla, ma non perché il K-Classic Care magari non è funzionale, ma semplicemente perché anche solo vedendoli esternamente mi sembrano molto molto diversi. Non lo so, magari proprio dal punto di vista del nome sono simili, però neanche questo, perché alla fine, da quello che ho capito, la K-Classic è proprio un marchio, cioè nel senso è come se da Eurospin vendono il marchio Fior di Magnolia, mentre la K-Hair è semplicemente composta da 4 prodotti in croce di Alchemilla. Insomma, è come un gigante con un bambino. E poi soprattutto una cosa non mi spiego: il paese europeo in cui è più diffuso Alchemilla è l'Italia. Questa K-Care Classic, cioè, adesso io non ho girato tutta l'Italia, però sinceramente nei viaggi che ho fatto anche da piccola, anche recentemente, insomma, sono stata a Milano, a Bologna, ma non ho mai visto questa K-Care distribuita in Italia, quindi non lo so, mi sembra un po' una cosa forzata, soprattutto, ma come fa la K-Classic a sapere che esiste Alchemilla? Insomma, non lo so, sono un pochettino sconvolta, un po' come quando ho saputo di Neve e Nivea. Fatemi sapere magari, ragazze, se mi sbaglio, se voi la pensate diversamente da me, se avete più informazioni riguardo questo argomento, perché io sinceramente all'inizio pensavo fosse magari uno scherzo, un'operazione di marketing per far parlare di Alchemilla, ma poi quando comunque ho letto che Alchemilla, diciamo, non si arrende e che passa per vie legali, ho detto no, mi sa che qui, ecco, non si scherza tantissimo. Comunque lancio l'hashtag in questo video: io sto con Alchemilla, perché comunque, cioè, ragazze, ma veramente queste cose un pochettino, insomma, ti fanno venire a pensare, non lo so, ci fanno quasi rimanere male, perché comunque io sono una che acquista dappertutto e tutto, non ho problemi né a acquistare un prodotto della K-Classic, tantomeno ad acquistarne uno di Alchemilla. Certo, tanto almeno nel mio caso fanno anche gli ingredienti del prodotto stesso. Sono un po' così, un po' senza parole. Bene ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere se anche voi avete letto di questa storia, naturalmente cosa ne pensate, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!